Buongiorno a tutti, mi trovo nell'insolita veste di coordinatore, anche perché non sembra proprio il caso oggi di farlo fare a chi lo ha fatto fino a ieri. E quindi vi do il benvenuto alla festa di pensionamento del nostro giovanotto Mimmo, che ci lascia e va in pensione. E da parte mia un in bocca al lupo, penso di pensarlo come la maggior parte di voi, che è un giorno che per noi è un pochino triste, perché Mimmo, però sappiamo che comunque sarà sempre qui presente, quindi con la sua attività anche di giornalista, quindi alla fine sarà una mancanza che ci sarà, però ci sarà meno di quello che pensiamo. E quindi augurone a Mimmo per quello che sarà. Io che sono molto affezionato alla figura del dipendente comunale, del dipendente in generale, perché sono le persone che comunque aiutano l'amministrazione a fare bella figura, l'ho detto anche l'altra volta nell'assemblea che abbiamo fatto. E Mimmo è uno di quelli che c'è da un po' di tempo, uno della vecchia guardia, e quindi sono, poi ho una conoscenza sua personale da quando ero bambino, quindi è una cosa che mi fa stare, mi emoziona un pochino di più rispetto agli altri dipendenti. Quindi io la chiudo subito, così non so poi come si svolgerà, chi dovrò passare la parola, e ti auguro tante belle cose, buona vita per quello che sarà ancora lunga e piena di soddisfazione. Auguri anche alla famiglia, alla signora che se lo riprende un pochino più a tempo, per più tempo pieno, quindi un pochino più con voi e meno con noi. Auguroni ancora, passo la parola non so a chi. Passo la parola al sindaco. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti. Consentitemi prima di ogni altra cosa di salutare Monsignor Savino, di essere qui, di rinnovargli la stima e la profonda amicizia, dicendo che 8 anni fa, Paola, eravamo tutti impegnati all'organizzazione dell'ingresso di Monsignore in diocesi, era il 31 maggio dell'anno 2015. Una giornata meravigliosa di festa, una giornata speciale per Cassano, perché è entrato dentro la nostra comunità un vescovo che poi è diventato cittadino di Cassano, un vescovo, un vescovo fatto popolo, una persona che noi, di cui avevamo bisogno, ma non solo la comunità di Cassano, tutta la comunità della diocesi. Mi permetto di dire che con l'ingresso di Monsignor Savino nella diocesi di Cassano, in Cassano, tanto ha guadagnato anche la provincia di Cosenza e la Calabria, perché oggi svolge un ruolo che travalica e combina anche regionale, complimenti, è vicepresidente nazionale della CEI, si occupa dei problemi del Mezzogiorno, e non poteva essere diversamente, proprio per la storia che accompagna la vita di Monsignor Savino. Quindi benvenuto, complimenti, auguri ancora, e ovviamente l'auspicio è che Monsignor Savino possa stare con noi ancora tantissimo tempo. Forse su questo no, dice chissà. Però noi e devo dire che in questi anni sono stati tanti momenti, diciamo pubblici ma anche privati, che ci hanno visto collaborare con Monsignor Savino. Quindi auguri. E poi è doveroso da parte mia salutare la moglie di Mimmo, benvenuta qui tra noi, e la mia cara Elvia, siete qui in un momento particolare, insomma. Salutare un dipendente che va in pensione non è semplice, perché non sai dire mai le parole più giuste, più qualificate, più opportune. Se poi ci aggiungiamo che va in pensione un compagno, noi con lui abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto una vita, un percorso, eravamo piccolini, siamo nati nello stesso quartiere, abitavamo di fronte e siamo cresciuti. Con Mimmo ci siamo anche scambiate confidenze. Molto spesso io sono ricorso a lui per chiedere consigli, per esprimere anche, come dire, sensazione, preoccupazione, anche per esprimere dolore tante volte. Mimmo mi è stato d'aiuto in tantissime circostanze, soprattutto in momenti particolari. È stato uno che mi ha incoraggiato, che mi ha invitato a guardare oltre, eccetera. Poi Mimmo da dipendente comunale, noi siamo, Monsignore, noi siamo entrati nella pubblica amministrazione
in virtù di una legge, la 285, della legge che l'ex, la compianta ministro Tina Anselmi, no, fece grande ministro, una grande donna, fece approvare al Parlamento per, diciamo, aiutare i giovani all'occupazione. Io entrai un po' prima di Mimmo, a giugno 78, Mimmo entrò con i progetti Fornez nell'anno 1980 e, diciamo, poi io mi sono spostato, sono andato a lavorare in regione, Mimmo è rimasto qui. Ricordo quando ha incominciato a muovere i primi passi nella televisione del suocero, del compianto Domenico Rodolosso, che dobbiamo sempre ricordare con grande affetto, con grande amore, perché se oggi c'è comunicazione televisiva la dobbiamo al compianto Domenico Rodolosso, ovviamente ai figli, e Mimmo lavorava lì quando ancora non aveva il patentino, così si dice, il patentino di giornalista. La televisione, per poter trasmettere soprattutto i notiziari, aveva bisogno di un direttore, si affidò anche a direzione esterna, alla famiglia, eccetera. Poi Mimmo è riuscito a ottenere, diciamo, il suo patentino di giornalista e quindi è diventato direttore di Telecassano. Poi, forse in virtù dell'amicizia, io nel frattempo sono stato eletto, sono cresciuto, sono stato eletto consigliere comunale, poi ho avuto il piacere di fare l'assessore all'igiene, sanità e assistenza nel febbraio del 1984 e chiamai come mio collaboratore segretario uno, Mimmo Petroni, e siamo stati insieme per tanti anni e, diciamo, l'amicizia si è consolidata sempre di più. Poi lui giustamente è divenuto direttore, diciamo, capo ufficio stampa del comune, perché il comune non aveva un ufficio stampa, l'abbiamo istituito, lui l'ha diretto con garbo, con capacità professionale e anche umana, perché fare il dipendente, diciamo, è difficile e anche semplice, però essere, diciamo, il portavoce dell'amministrazione comunale, di tutte le amministrazioni comunali, perché se Mimmo ha un merito, non è stato sostituito da nessuno, è stato il portavoce del sindaco Papasso, del sindaco Aloisi, del sindaco Gallo, del sindaco Frasca, di tutti i sindaci che si sono alternati qui alla guida del comune di Cassano. Questo significa che ognuno ha riconosciuto, no, come dire, una certa dirittura morale, anche professionale, perché significa che Mimmo ha sempre tenuto conto di quelle che erano le volontà dell'amministrazione senza strafare, senza andare oltre il seminato, senza di andare oltre il consentito. E il Monsignor Savino quasi annualmente quando scrive al mondo della stampa, no, dice che il giornalista deve essere imparziale, deve essere, come dire, capace di diffondere la notizia e non metterci altro. Quindi Mimmo ha fatto questo. E io, a nome mio personale, a nome della giunta, dell'amministrazione, di tutta l'amministrazione, penso di poter interpretare anche il sentimento anche dei consiglieri di minoranza, voglio ringraziare Mimmo per l'egregio lavoro che ha svolto. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Molto spesso quando si fanno questi interventi c'è sempre un velo di ipocrisia. In questo momento vi posso assicurare che io sto parlando con il cuore, non c'è nessuna ipocrisia questa, perché le cose che sto dicendo ci credo. Tante volte non ci siamo trovati nemmeno d'accordo con Mimmo, ce le siamo dette le cose, però io a Mimmo molto bene. E oggi il suo pensionamento mi fa pensare al mio pensionamento, e sì, perché siamo cresciuti, no? Abbiamo i figli che sono anche sposati, sono anche nipoti, almeno per la parte che mi riguarda. Insomma, è una cosa, tutto è un'emozione grande, è una emozione grandissima, e con questa emozione io abbraccio Mimmo, lo ringrazio. È stato anche lui che ha creato Informa Città. Ieri, Monsignore, abbiamo deliberato che Mimmo continuerà ad essere direttore di Informa Città
e Mimmo conserverà il suo posto di qui nel suo ufficio, dove sarà la sede di Livorno Città. Potrà venire, deve venire, perché noi vogliamo fare anche qualcosa in più rispetto a Livorno Città. Oltre che essere un giornale online, vogliamo mandarlo materialmente nelle famiglie. Mimmo sta lavorando a questo, anche per recuperare il tempo perduto, fare un'edizione straordinaria e poi magari un mensile da far arrivare nelle famiglie. Quindi non mi dilungo, perché credo che deve essere a parlare il cuore, non soltanto la voce. E ti abbraccio, goditi la pensione, goditi e sappi che noi ti ringraziamo, ti abbiamo voluto bene, continueremo a volerti bene e abbiamo ancora bisogno di te per fare giusta, corretta informazione attraverso Informa Città. E noi adesso dobbiamo trovare anche l'addetto stampa, quindi fra poco io dovrò bussare al dottore Cioliberto, perché servono i soldini per datarci dell'addetto stampa. Mimmo, grazie. Grazie, Sara. Buongiorno a tutte e a tutti. Quando ieri Mimmo mi ha mandato il ricordo di questo accadimento di oggi, 31 maggio, ho detto verifico, vengo senz'altro, ho due ospiti milanesi, dei quali uno è anche un ottimo teologo, quindi faccio il mio intervento, volevo esserci e poi scappo. Perché volevo esserci? Perché mi farà specie, a partire dai prossimi giorni, pensare che ad un evento qualsiasi che caratterizza la vita sociale e religiosa del nostro territorio e non avere la intervista del caro Mimmo Petrone. Mimmo Petrone io l'ho incontrato subito, appunto quando 8 anni fa la prima cosa che mi fecero fare appena entrai in diocesi, era più o meno 11:30-12, facemmo una conferenza stampa, un dialogo con i comunicatori della carta e online e anche giornalisti, e quindi ebbi subito modo di incontrare, intercettare volto rivolto il caro Mimmo Petrone. E quindi anch'io, come vescovo, come pastore di questo territorio, sento di dire grazie a Mimmo Petrone, perché devo dire che nei miei confronti è stato sempre, direi, voglio utilizzare un aggettivo o un vocabolo che oggi si è perso soprattutto nei rapporti umani, è stato sempre gentile. Oggi è scomparsa la gentilezza. Papa Francesco, in quella straordinaria enciclica che è un po' il documento profetico per il terzo millennio, Fratelli Tutti, addirittura dice che la politica deve recuperare la dimensione della gentilezza. E anche Caro Figlio, questo grande narratore, scrittore, anche lui ha rilanciato in un suo saggio sulla politica la categoria della gentilezza. Perché oggi ce lo diciamo chiaramente, viviamo il tempo dell'odio, il tempo della rabbia, io ve lo dico sinceramente. No, l'ho detto l'altro giorno a Taranto quando ho parlato di Lorenzo Milani, ho parlato anche a Potenza su Lorenzo Milani, ne parlerò in seguito. Io oggi sono preoccupato, guardate che si stanno creando delle condizioni di una ipotetica, io mi auguro di non, rivolta sociale. La gente non ce la fa più, ma tra l'altro basti interrogare l'assessore delle politiche sociali e vi rendete conto, ma basti pensare a voi. Ieri mi diceva una persona, io oggi ho lo stesso stipendio di ieri, ma non ce la faccio più, perché tutto è aumentato. Mi faceva l'esempio dei pomodorini. Io non vado mai a fare la spesa, però ho deciso qualche volta di andarci a vedere. Mi parlava delle zucchine, delle melanzane, che una volta era il cibo povero, adesso non ci si può mettere più le mani. Cioè, di fatto c'è una situazione di impoverimento generale.
Per questo io sono profondamente convinto, ma non faccio un discorso politico, sia chiaro. Per me la politica è quella con la P maiuscola, per me la politica è mistica arte, per me la politica è l'espressione più alta della carità, per me la politica è l'organizzazione etica della comunità civile dei cittadini. Io non voglio entrare a gamba tesa in chi ha delle responsabilità della politica, ma ci siamo resi conto che non è più possibile, no? Siamo arrivati ormai al 2023, sta per scadere il primo scampolo del terzo millennio e gli stipendi non sono stati rivisti. Il salario minimo non è stato ancora ripensato e rivisto. E ripeto, io parlo come pastore, perché voglio dare voce a chi di fatto oggi non ce la fa più. Dobbiamo avere l'onestà e l'audacia e il coraggio di dirci tra di noi queste cose e di attivare processi di cambiamento reale, non di cambiamento gattopardesco, tutto cambia perché tutto resti tale quale. E allora, indubbiamente la vita, caro Mimmo, è fatta di stagioni. Purtroppo le stagioni, no, che caratterizzano un anno di vita sono cambiate, ormai si sono ridotti a due. A me manca la primavera, a me manca l'autunno con i profumi, gli odori, no, di queste due stagioni. Ormai noi passiamo dall'estate all'inverno, dall'inverno all'estate, no? Però la vita, la biografia è fatta di stagioni. Capisco e mi ha commosso la tua emozione, ed è giusto, questo la dice sulla tua sensibilità, sul tuo cuore, no? Su quello che c'hai dentro, e fai bene oggi ad emozionarti. I prossimi giorni, mi fa piacere quello che ho ascoltato prima dal sindaco, che sarai ancora colui che guiderà in forma città. Emozionati, però io ti auguro invece questa stagione, che a me piace chiamarla la stagione durante la quale potrai fare tante cose che prima, no, non potevi fare. Devo citare tua moglie, è stata bravissima la moglie di Mimmo, che ha detto eccellemmo, gli faccio fare l'unica cosa che non sa fare. Incuriosito, che cos'è che non sa fare Mimmo? Non sa cucinare. E quindi ha detto la signora, gli devo insegnare a cucinare. Quindi ecco, recupera tutte, per esempio, una bella passeggiata, un bel libro, un bel film. Cioè io penso che bisogna a una certa età recuperare, no, diciamo, quegli aspetti della vita che molto spesso quando siamo impegnati non possiamo evidentemente vivere. Se uno dice cosa mi manca oggi, beh, io prima leggevo almeno un libro al mese, perché io sostengo che almeno 12 libri l'anno bisogna leggere. Io dico almeno, perché il libro è segno di liberazione, la cultura è segno di emancipazione. Oggi per poter aggiornarmi devo lavorare di notte, per poter scrivere mi alzo la mattina prestissimo, no? Io poi sono un po' esagerato, l'altro giorno mi sono comprato 45 libri che spero di leggere nei prossimi mesi, no? Allora ecco, goditi tutte quelle possibilità che quando si lavora, presa da tante preoccupazioni, non è possibile. Quindi anch'io, come vescovo, come pastore di Cassano lo Ionio, ti dico grazie, grazie per l'attenzione che hai avuto nei miei confronti, grazie per la tua correttezza, grazie per la tua gentilezza. Chi potrà mai dimenticare, soprattutto prima del Covid, a Natale e a Pasqua, quelle lunghe interviste sul Natale, sulla Pasqua, e quelle interviste che non erano toccate fuga, perché questa è una caratteristica di Mimmo Petrone, lo voglio dire. Di solito oggi va di moda la comunicazione veloce, no? Speedy, tutto veloce, Twitter, no? 10 parole, 7 parole. Invece Mimmo esprime ancora quel fare del giornalismo e della comunicazione abbastanza tradizionale, cioè un dialogo più profondo, no? Anche quando dicevo, Mimmo, ho da fare, ma
ti faceva 3, 4, 5 domande, perché poi no, quando il vescovo rispondeva e risponde, lui si aggrappava a quello che aveva detto per rifare, no? Mi piace dire che lui è ancora un giornalista dei cerchi concentrici, no? Ogni cerco ne apre un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora, fino a quando poi dobbiamo arrivare alla conclusione dell'intervista. Quindi io sono convinto che la struttura comunale, il sindaco perde indubbiamente un ottimo dipendente strutturato, sono convinto che sarà sempre però sul nostro territorio, ci informerà sempre su quello che accade, per cui gratitudine, grazie per la tua gentilezza, grazie per il tuo modo di fare il giornalista, e devo dire mai è stato, scusate se dico questo termine, non è stato mai acido. Perché spesso ci sono alcuni giornalisti che quando ti vogliono provocare ti fanno quelle domande acide, no? Che ti mettono in trappola. Quindi, cara signora, cara famiglia, grazie per il dono di vostro padre, di vostro marito. Mi piacerebbe fare una battuta, ma non la voglio fare. Spero che quanto prima possa anche imparare a fare un'altra cosa che alla sua età deve imparare, oltre a cucinare, a fare il nonno. Che è la cosa più difficile, fare il nonno, eh? Io dico sempre, fortunati quei nipoti che hanno le nonne e i nonni, no? Che sono ottime babysitter, no? Poi è vero che i nonni viziano, no? I nonni viziano, no? Perché quando un nipote non ha nulla dai genitori, va sempre al nonno, no? È un classico della pedagogia popolare e relazionale. Quindi non mi dilungo, perché veramente devo scappare. Grazie per l'invito, grazie Mimmo. Continueremo a vederci. Questo è poco ma sicuro, sono convinto che già il sindaco ha già fatto la battuta a chi deve trovare evidentemente il budget per la sostituzione, ma lo dico ai cittadini di Cassano, impariamo a dire grazie. Mio padre mi ha educato alla gratitudine, però mi diceva una cosa bellissima, ma molto amara. Ricordati, figlio mio, che la gratitudine è la virtù del giorno prima, ma è del giorno dopo. Io invece ti dico grazie prima, durante e dopo. Il vescovo c'è, adesso puoi venirmi a trovare più spesso per i nostri dialoghi al di là della comunicazione, perché ricordatevi che dobbiamo recuperare il dialogo come ricerca, no, di relazioni profonde. Dialogo viene da una parola greca, dialogos. Logos è la parola, logos è la ragione, dia attraverso. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dalle ragioni degli altri, che continui ad essere un giornalista gentile, serio e responsabile. Io ti dico auguri, perché adesso si apre una fase in cui ti auguro tu possa fare tutto ciò che avresti voluto fare, che adesso puoi fare. Auguri, il vescovo c'è, i cittadini ci sono, il sindaco c'è, gli assessori ci sono. Noi penso che coralmente oggi ti diciamo grazie, grazie, grazie e buona strada ancora. Io ringrazio un po' tutti per aver accolto l'invito a partecipare a questo momento per me molto significativo. Ringrazio il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio, che rappresenta anche tutta l'assemblea civica della città di Cassano. Ringrazio in modo particolare, e non me ne vogliono gli altri, Sua Eccellenza il vescovo Monsignor Savino, al quale io mi sono sentito legato da subitissimo, appena ha avuto la nomina, se ben ricordo sono venuto a Bitonto, è stata la prima intervista che le ho fatto per far conoscere in anteprima il nominato ai fedeli della diocesi di Cassano Ionio. E da quel momento c'è stata un'empatia che è continuata nel tempo e che spero possa continuare ancora. 43 anni, un mese e un giorno sono trascorsi da quel 1980, quando sono entrato qui come dipendente comunale. Nel tempo, lo diceva l'amico Gianni, sono
si sono avvicendati alla vita di questo ente tanti sindaci, cito il senatore Frasca, il professor Nupieri, l'onorevole Aloise, la dottoressa Peruzzi, Roberto Senise, Gianluca Gallo e poi Gianni Papasso. Io non ho fatto il portavoce, perché il portavoce tante volte si corre nell'errore, perché il portavoce è colui che porta all'esterno l'aspetto politico della persona e dell'amministrazione. Io ho fatto il comunicatore istituzionale. Significa che io ho sempre portato all'esterno, impegnandomi per portare un'immagine sempre positiva del Comune di Cassano e dell'azione dell'amministrazione comunale della nostra città sull'attività che metteva in campo per far crescere questa comunità. Per cui penso che nel tempo, se è vero come è vero che nessuno ha avuto da ridire, sono stato apprezzato e confermato nell'incarico. Incarico che è nato istituzionalmente con l'istituzione dell'ufficio fatto dal senatore Frasca, ed era il 1987, ricordo, anche se già da prima l'attività si svolgeva comunque. Successivamente, dopo l'iscrizione all'albo, con l'avvento di Senise è stata implementata anche l'attività dell'ufficio ed è proseguita con Gallo e naturalmente con Gianni. E nel tempo c'è chi ha puntato di più e chi ha puntato di meno, chi ha saputo sfruttare di più e chi ha saputo sfruttare di meno la comunicazione istituzionale, ma questo non dipendeva molto da me, ma da chi in quel momento era al vertice dell'ente. E 31 maggio 2023, una data che per me ricorre sia positivamente, ma anche per certi versi mi tocca tantissimo, perché il 31 maggio 2015 io mi ero preparato per accogliere Sua Eccellenza, come faccio sempre quando devo fare qualche cosa, e purtroppo è venuta a mancare mia mamma, e quindi per me è stato un giorno triste e felice per l'arrivo del Vescovo, che poi ho avuto modo di recuperare. Oggi, 31 maggio 2023, è il mio traguardo di arrivo qui a livello lavorativo nel comune di Cassano Ione, e sono diciamo felice ed emozionato nello stesso tempo. Emozionato perché è passato del tempo ed io ho avuto la fortuna di raggiungere questo traguardo e mi auguro che possa continuare nella vita ancora ad essere in campo, tra virgolette, cosa che magari non è capitata ad altri colleghi che prematuramente ci hanno lasciato, ed il mio pensiero va ad alcuni amici tipo Leonardo Langiano, e poi voglio ricordare Giovanni Buccolieri, un altro giovane che ha collaborato anche con me quando per un periodo sono stato responsabile del turismo e quindi delle grotte di Sant'Angelo, e infine quella più recente, la Rossella Varcasia. Purtroppo loro ci hanno lasciato anzitempo. Che dire di più? Io voglio ringraziare il sindaco Gianni Papasso e la giunta comunale anche per questa ultima scelta che hanno adottato. Per me l'informacittà è stata la mia creatura, l'ho creata nel 1996, quindi l'ho vista crescere, è diventata maggiorenne, poi ha festeggiato anche le nozze d'argento. Adesso andiamo oltre, anche oltre quello, che ritengo uno strumento importante. Prima, i primi tempi, lo facevamo cartaceo e lo divulgavamo attraverso le edicole che erano sparse sul territorio, altre cercavamo di farle raggiungere quanto più possibile nelle case dei cittadini di Cassano. Poi, con l'evoluzione dei tempi, abbiamo pensato di farlo online, perché
online mi sono reso conto che arrivava anche oltre quelle poche centinaia di copie che riuscivamo a fare. E il riscontro è stato molto positivo. Prima di sapere del prosieguo della direzione del giornale, nell'ultimo numero che ho fatto dell'Informa Città invitavo l'amministrazione comunale ad utilizzarlo e a continuarlo nel tempo, questo strumento, perché è uno strumento importante di comunicazione, perché fa sapere alla gente quella che è l'attività, a parte il discorso della cassa di risonanza, a parte il discorso della pubblicità dal punto di vista politico, ma ritengo che è uno strumento di conoscenza importante per la comunità di Cassano. Adesso il sindaco e la giunta hanno ritenuto di riconfermarmi in questo incarico, io mi impegnerò a che si porti avanti, così come abbiamo concordato e sposato insieme anche l'idea della pubblicazione degli anni che abbiamo già maturato, affinché ne resti traccia di quello che nel tempo è stato prodotto. Non vado oltre. Vi ringrazio ulteriormente, ringrazio anche chi ha pensato a farmi un pensierino floreale, i colleghi, li ringrazio tantissimo. Segno che quando si opera in un contesto e lo si fa con tranquillità, con serietà, con amicizia vera, scevra da qualsiasi interesse, si viene anche capiti e si viene anche rispettati. Questo per me ha un significato importante e vi ringrazio tantissimo. Auguro anche a voi tutti buona vita e buon prosieguo. Grazie. Consentite, in assenza del segretario, volevo rivolgere un ringraziamento e un saluto a nome di tutto il personale al collega che stiamo festeggiando per il pensionamento. Mimmo Petroni lo conosciamo tutti, ha garantito negli ultimi 40 anni, possiamo dire, la comunicazione istituzionale dell'ente. È un ruolo, come evidenziava il sindaco nel suo intervento, che ha svolto con senso di responsabilità, con moderazione, con equilibrio, tant'è che tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno inteso conferire, diciamo, l'incarico, hanno dato continuità al settore informazione tramite l'amico Mimmo Petroni. Vi è da dire pure che molto tardivamente le leggi hanno preso in considerazione, l'ultimo contratto nostro ha preso in considerazione il fatto che dell'importanza del ruolo dell'ufficio stampa nei vari enti e nei comuni, diciamo. Un ruolo importantissimo perché dà la possibilità attraverso i mezzi di informazione ai cittadini, agli utenti, ai contribuenti, a tutta la platea, di avere puntualmente notizie in ordine alle attività svolte da un ente, diciamo, dal nostro comune. Mimmo Petroni va ringraziato e per la continuità che ha dato al servizio, alle attività giornalistiche, ed anche, come dicevo prima, per il garbo istituzionale, per il senso di responsabilità, per la moderazione che ha dato nell'espletamento delle attività informative. Mi permetto di sottolineare che l'amministrazione comunale ha intenzione di organizzare, diciamo, con tutte le persone, diciamo, i colleghi che sono andati e andranno in pensione, in un prossimo futuro una manifestazione per, diciamo, ricordare le attività svolte da parte di ciascuno di noi.
Io concludo con un pensiero e un saluto augurale a Mimmo Petroni e per tutte le cose che ha fatto e per il suo futuro personale. Grazie Mimmo. Grazie a te e anche al segretario generale di cui ti sei fatto portavoce. Grazie. Grazie tante. Grazie a tutti, grazie veramente a tutti, sono commosso, grazie ancora. A volte chiedere aiuto ci fa un po', ma basta un solo passo. Camminerò un passo da te.